accogli la nostra supplica. Tu che siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Rafforza in noi, o Padre, la fede che spinse il santo apostolo Bartolomeo ad aderire con animo sincero a Cristo tuo Figlio, e per sua intercessione fa che la tua Chiesa sia per tutti i popoli sacramento di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Uno dei sette angeli mi parlò e disse: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello». L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta di grandi e alti mura, con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli, i nomi scritti, il nome delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città oggi hanno su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Alleluia. 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 Alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele gli disse: da Nazaret può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli rispose Natanaele: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo.